prima Sessione di questo pomeriggio, una sessione secondo le idee di noi organizzatori molto importanti, che è un focus sulla pena di morte giocato eh, da un punto di vista di tre profili: sia le radici culturali eh, diciamo della pena di morte, sia la relazione tra pena di morte ed errore giudiziario, ne abbiamo già parlato ieri, faccio riferimento per esempio al recente libro di Brandon Garrett sul rapporto tra scoperta del fenomeno dell'errore giudiziario e abolizione e sospensione della pena di morte in alcuni degli stati americani, quindi è proprio il filo dell'errore giudiziario che qualche anno fa non lo si sarebbe pensato ha portato a scardinare alcune delle legislazioni eh, statali americane circa la pena di morte e anche esperienze eh, di frammenti di vita. Eh, sentiremo Sonny Jacobs, qualcuno di voi l'ha già ascoltata nella presentazione del suo libro ieri. Oggi diciamo ci racconterà invece la sua esperienza come ex condannata nel braccio della morte. Condurrà questa nostra sessione il professor Michele Caglianello, professore ordinario di diritto processuale e penale all'Università di Bologna e profondo conoscitore anche delle esperienze straniere e quindi delle, eh, della comparazione tra Europa e Stati Uniti e interverranno dei grandi esperti sul tema. Manca, vi annuncio Massimo Donini che però dico io fortunatamente molti di voi hanno potuto ascoltare giovedì sera nel, nell'intervista a Lezio che ha tenuto in università l'inaugurazione del festival, eh, mentre invece sono presenti Justin Brooks che è eh, professore alla eh, San Diego University e eh, direttore del California Innocence Project, eh, persona estremamente conosciuta negli Stati Uniti d'America. Per la sua esperienza eh, proprio alla lotta dell'errore giudiziario in chiave anche di risoluzione concreta di molti casi giudiziari, di errore giudiziario, di, di errore nel suo di Wrongful Conviction nel suo Stato, eh, abbiamo per l'appunto Sani Jacobs, di cui ho già detto, abbiamo eh, Martina Cagossi, che avete già conosciuto eh, questa mattina, il professor Erve Belluta, eh, che è professore di procedura penale all'Università di Brescia, e eh, l'avvocato Valerio Spigarelli. Presidente dell'Unione delle Camere Penali. Quindi questo è il nostro panel, io vi affido alle sapienti eh, mani e parole di Michele Caglianiello e auguro a tutti buon lavoro per questa sessione. Grazie Luca, benvenuti a tutti questo pomeriggio, eh, lasciatemi dire come io sia felice e onorato di essere qui. È un festival ma è anche una festa proprio nel senso della gioia dello spirito essere qui con voi a condividere questi momenti a discutere di questi temi l'idea di organizzare un festival è stata eh, bellissima io non posso che felicitarmi e ringraziare Luca e tutti quelli che hanno lavorato a questa iniziativa per, eh, per averla intuita e portata avanti c'è un enorme bisogno a mio modo di vedere di riflettere sulla cultura dei diritti nel processo penale la cultura della dignità umana eh, L'importanza del valorizzare la persona in tutte le sue forme e sfaccettature, il diritto penale ci porre di fronte a crimini gravi, a sofferenze, ma proprio per questo ci dà la massima occasione di riscatto. E, e mi pare che la sessione di oggi sia proprio adatta ad affrontare questi temi. Io da Presidente eh, userò pochissimo spazio, eh, approfitto solo perché. Mi sembra giusto menzionare questa carta. Appena ero diventato professore all'Università di Bologna, quello che era allora il mio preside, Stefano Canestrali, promosse, perché si festeggiava nel 2009, la fondazione della prima cattedra di Ius Criminale, che datava il 1509 a Bologna, e promosse una dichiarazione contro la pena di morte, che venne firmata un po' da tutti i professori di diritto e procedura penale italiani e i primi firmatari furono, oltre a Stefano Canestrari che era il nostro preside, Giovanni Conso, Franco Cordero e Giuliano Vassalli. E adesso poi un anno dopo, raggiunte le 230 firme, è anche stata installata una specie di, di, di lapide scritta nel palazzo del rettorato. E vi riporto un passaggio che è un passaggio nel quale io mi riconosco. E, ma, Probabilmente c'è spazio per dibattito anche su questo tema. Le linee che vi cito sono queste e mai l'intervento penale può consistere nella soppressione della vita umana, neppure di fronte a crimini di assoluta gravità o in nome di estreme esigenze di difesa sociale. Rigettiamo l'idea di una pena finalizzata all'annientamento del condannato. Alla negazione della umanità del reo, all'irreversibile privazione del bene fondamentale della vita. Quello che accomuna molti di noi che sono in questa sala è la, la passione per la dialettica, per lo scambio di idee. Eh, il dialogo socratico è il sale di tutta la giustizia. La negazione della vita umana all'alientamento non può che essere invece proprio una negazione di quest'idea del piacere del confronto in ogni momento e anche di fronte a ogni situazione pur gravissima o drammatica. E io però ho già parlato fin troppo e di ciò chiedo scusa e vorrei dare subito la parola a Justin Brooks che invece ben più di me conosce i temi della pena di morte e del tema dell'Innocence Project. So, Justin, please. The floor is yours. Where are all the cameras? <laughs> I thought they were here for me. Okay. So, let me see. Do I have my PowerPoint up here yet? There it is. Okay. So, I'm going to talk about the death penalty. Uh, and I'm going to start talking about the history of the death penalty in the United States, and then talk a little bit about the death penalty and innocent people. No. Mi okay. Parlerò di pena <laughs> di morte. Nello specifico farò una breve panoramica storica e poi mi soffermerò Project. So when the United States began, it brought. all its legal culture from Britain in fact until today if we haven't changed a law in the United States British law applies quando gli Stati Uniti erano una colonia britannica ehm, dipendevano completamente dalla loro legislazione ecco perché oggi abbiamo ecco perché in passato avevamo difficoltà ad attuare delle riforme So we brought the death penalty from the British system, and the first execution that happened in the colonies was a alleged spy. La prima esecuzione di cui abbiamo testimonianza fu proprio quella del capitano George Kendall eh, in Virginia nel 1608. Now the United States is really like 50 different countries. Um, actually the 50 countries plus the District of Columbia plus Puerto Rico because each state and each district has its own criminal code gli stati Uniti ci sono 50 stati l'uno diverso dall'altro ed è possibile affermare che ognuno di loro abbia un codice di procedura penale diverso and one thing most people don't know is Michigan, is the oldest western democracy with no death penalty. There's been no death penalty in Michigan for 170 years. Il Michigan è stato proprio il primo stato ad abolire la pena di morte per tutti i reati commessi nel 1864. So, some states have the death penalty, some states don't have the death penalty, and each state operates like a separate country. When it comes to their criminal justice system, per quanto riguarda il sistema giudiziario, ogni Stato degli Stati Uniti agisce in modo indipendente sulla pena di morte. Oh, blocking up there. It, the United States Supreme Court can change criminal law across the United States if they declare that a sentence is unconstitutional. And the Supreme Court did that in nineteen with the death penalty. E la Corte Suprema degli Stati Uniti può decidere uh, di dichiarare una. di um, abolire um, la pena di morte in presenza di incostituzionalità della sentenza. E questo avvenne proprio nel 1972. at that time the supreme court said that it's so random. The people who get the death penalty and the people who don't get the death penalty—that they said it's cruel and unusual punishment—and they abolished it for the entire country. Ciò che disse la Corte Suprema era che la pena di morte era crudele e inusitata e quindi non doveva essere perpetrata. Now, because they said um, that it was unconstitutional. Because the way it was done, that created the possibility for states to change the way they did the death penalty and make it constitutional. Il fatto che fosse dichiarata incostituzionale creò un precedente. And in 1976, the Supreme Court brought the death penalty back by saying that these states. Georgia, Delaware, Florida, Texas. Um, they all had statutes that, were that dealt with the randomness of how people were given the death penalty. Nel 1976, però, ricorsi alla pena di morte e appoggiò gli ordinamenti della Georgia, della Florida e del Texas che applicavano nuove misure di esecuzione.: And they said, "Your statutes have to address. these four issues and these four issues written up here beautifully in Italian Per quale motivo questo avvenne? Essenzialmente come potete leggere dalle slide per nuove linee guida sulle condanne per la biforcazione dei processi per la revisione automatica della pena e per la revisione della proporzionalità They said that your statute has to specifically say for what types of crimes And based on what situations are you going to give the death penalty? That was the first one. quindi, si diceva che bisognava analizzare caso per caso. The second thing they said was you have to have two separate proceedings: one to decide if the person is guilty, and the second one to decide if they get the death penalty, and they're totally separate proceedings. Secondo punto, quello sulla biforcazione si riferisce proprio alla separazione delle procedure. Luna, qualora appunto l'imputato venisse ritenuto colpevole, l'altra in occasione della pena di morte, per la commutazione della pena di morte. In the second proceeding, the defense can bring in every reason why this person should not be executed. It could be they have head injuries. It could be they come from an abusive family. It could be anything you can come in to say to the jury: this person should not be executed. Per quanto riguarda la seconda parte del processo, la difesa può portare qualsiasi motivazione per spingere la giuria a far sì che non ricorra alla pena di morte. On the other side, the prosecution. Gets to say, here are all the reasons this person should be executed, and that'll include everything bad about the crime, but it also includes everything about the victim. Now, the sad result of that is if you kill a homeless person. You probably won't get the death penalty. But if you kill someone who's an executive at a bank and they have three children, you probably will get the death penalty. And it also has led to race being a major factor. Um, as a result, typically the race of the victim is the most determinative factor of whether you get the death penalty in the United States. Negli Stati Uniti quando si deve um, optare o meno per la pena di morte si guarda il quadro generale dell'imputato. Ovviamente da un lato c'è un omicidio per mano di una persona normale, d'altra parte invece se questa persona ha dei figli o un lavoro importante si fanno altri ragionamenti. The third factor, the court said, Is you get automatic review in the state supreme court of all death penalty cases? In the United States, our criminal justice system is so very large. Um, we have the largest system in the world. Uh, to put it in context, the United States has more people in prison than China. Il sistema americano tende a Pensate che abbiamo uh, Più um, vittime, più condannati rispetto alla Cina. China has 1.4 billion people. We have 0.4 billion people. So they have a billion more people than us, but we have more people in prison. In Cina 1,4 milioni di persone, e negli Stati Uniti 1,2 milioni di persone, ma eh, negli Stati Uniti sono molti di più ad essere in prigione. So there are so many people in the prison and criminal justice system very few cases get appealed to the state supreme court there are very few cases that get reviewed but all death penalty cases must be reviewed automatically Anche se il numero è così alto delle persone sono davvero poche quelle che riescono a ricorrere in appello e a la revisione del caso And the last thing the court said was There has to be proportionality among who is getting the death penalty and for what types of crimes and who is not getting that, which is a big problem um, with the death penalty. Un altro problema riguardante la pena di morte riguarda proprio pesare um, la, la colpevolezza e al contempo um, coloro che invece devono essere condannati a morte, la differenza tra queste due uh, opzioni.

But in 2002, the Supreme Court said that was cruel and unusual punishment under the Constitution. Nel 2002, si inizia a vietare di rogare pene crudeli per imputati mentalmente ritardati in violazione dell'Ottavo Emendamento. And I'm I'm very sad to report that the United States was the last country in the civilized world to stop executing children and it was not until 2005 that that happened un triste record che detengono gli stati uniti è proprio quello di aver abolito um, l'esecuzione di bambini solo nel 2005 now it didn't happen very often and there was only two or three states where it ever would have happened but it took that long for it to be said this is unconstitutional. Ovviamente non capita spesso, magari soltanto in due o tre stati perché generalmente lo riteniamo incostituzionale. In 2018, Washington state became the 20th state to abolish the death penalty. Nel 2018, la Corte Suprema di Washington ha revocato la pena di morte. So right now the fight is state by state by state, until the Supreme Court says you have to get rid of the death penalty completely. It is very unlikely that anytime soon the United States will get rid of the death penalty for the whole country. Because the president appoints Supreme Court justices, and so there's a two word answer, and it's Donald Trump. <laughs> <laughs> we now are getting very conservative judges, and there's more of a movement towards the death penalty not away from it at the supreme court level. I nostri giudici sono molto conservatori e quindi spesso tendono a ricorrervi. But as I said, each state can still control their system and say it might be the supreme court might think it's okay, but not in Washington state. Ma come ho già detto ogni stato è indipendente e la Corte Suprema può decidere di revocare o meno la pena di morte. California just got a new governor, and our new governor has gotten rid of the death penalty because he has the power to suspend it. Not to legally change the law, but to just say, based on what's going on here, I'm suspending the death penalty. And that was very important because California has the largest death row in the United States. Devo ammettere che la California ha, ha fatto maggiori progressi negli Stati Uniti in questo senso proprio perché il governatore ha stabilito la moratoria sulla pena di morte. Non aveva il potere di modificare, riformare la legge in toto ma almeno di stabilire una moratoria, appunto. So I want to talk about the death penalty and innocent people. Until you know, 20, 25 years ago. no one in the, i don't want to say no one most people in the united states did not believe it was possible that an innocent person would be sentenced to death ora invece voglio parlare di persone innocenti negli ultimi 20-25 anni pochissime persone credevano che um, si sarebbero potute sottrarre dalla pena di morte with the beginnings of dna in the 1990s and through the work of all the innocence organizations in the united states including my organization seth's organization mark's organization we have now walked 165 people off death row including this beautiful woman up here on stage <laughs> Negli anni 90 eh, ci siamo serviti di eh, tantissimi test, tra cui quello del DNA, delle impronte digitali e ehm, siamo riusciti a scagionare 165 persone, inclusa la presente. Almeno il 4% delle persone nel braccio della morte è ritenuto innocente. And so I want to talk to you about one of those cases. It's very personal to me. Ora This is Marilyn Molero. Si tratta di Marilyn <laughs> I read about Marilyn in the newspaper 25 years ago, and in this newspaper article, it said she was sentenced to death on a plea bargain. E ho letto del suo caso 25 anni fa su un giornale in cui veniva scritto che sarebbe stata condannata a morte eh, per via di una dichiarazione di colpevolezza. At that time, I was teaching university in Michigan. I had a very nice life. I taught some classes, I wrote some articles, I played with my children. Uh, but this case got to me. I thought, How can someone be sentenced to death on a plea bargain, meaning the prosecution and the defense negotiated her sentence without a trial, and she got the death penalty without a trial? All'epoca insegnavo all'universitario, un professore universitario nel Michigan e ho affrontato questa questione anche con i miei studenti. E abbiamo analizzato la cosa e ci sembrava assurdo che una persona venisse condannata a morte, a morte per patteggiamento tra l'accusa e la difesa. Ci sembrava troppo strano. So, I, I drove to Illinois e met with lei on death row. She was sentenced to be, she had a death date when she was going to be executed. She was 21 years old. And I said, How did you get sentenced to death without a trial? And she said, My lawyer said that was the best thing to do. And then she told me the most amazing thing is she said, I'm innocent. Sono andato a parlarci perché eh, quando è stata condannata aveva solo 21 anni e le ho chiesto come è possibile che sia stata condannata, come è potuto succedere e lei mi ha risposto "Non lo so, io ho fatto quello che mi hanno detto gli avvocati" e la cosa più scioccante è che mi ha detto "Io sono innocente". So I as I was driving home uh even as someone who'd worked in the criminal justice system, I couldn't believe in the United States of America we would sentence a twenty-one-year-old to death without a trial who said she's innocent. tornato a casa ho riflettuto su tutto questo e ero incredulo rispetto al fatto che il sistema giudiziario americano avesse condannato una persona senza giusto processo quando era innocente a soli vent'anni. so i had a hundred students in my criminal law class and i told them the story i just told you. I said, there's this woman on death row. She says she's innocent. She never had a trial. Who wants to help me? And four brave, stupid souls raised their hands. And that for me was the birth of the Innocence Project. Allora, cosa ho fatto? Ho, ho portato il caso in classe, e non vi starò a raccontare questa storia, non mi dilungherò. E ho chiesto a chi va di approfondire con me il caso. Quattro persone, quattro studenti mi hanno appoggiato, ed ecco come è nato Innocence Project. It took us one day to get the evidence that she was innocent. We went to the crime scene, and there was only one eyewitness. And she said she saw the murder out of her apartment window. When I stood in front of her building, it was impossible to even see where the crime scene was because it was 400 meters away and the crime happened at midnight with no lighting. abbiamo impiegato solo un giorno per renderci conto della sua effettiva innocenza perché perché c'era un unico testimone um, che um, aveva testimoniato appunto di aver assistito all'omicidio um, dicendo di averla vista dalla finestra del proprio appartamento che era a um, più di a circa 150 metri di distanza ma era coperto da, uh, da del fogliame da delle siepi quando ho trovato admitted to mi ha detto che era la figlia della victim. So the one person in Chicago who looked out her window randomly to see this crime also coincidentally was the girlfriend of the victim. Ho donna per avere e quando ho scoperto che era la fidanzata della vittima ho tutto. We then talked to this other woman who confessed that she was the shooter and all the evidence was consistent that she was the shooter. Alla fine, uh, abbiamo parlato con la vittima persona: I then tried to find her lawyer, my client's lawyer, at trial, and I couldn't find him for six months. And lawyers are easy to find. I found him studying to be a priest at University of Detroit. He's actually now a Catholic priest cercato il suo avvocato, Lynch, ma non lo trovavo, perché ha deciso di abbandonare la professione ed diventato prete. He had a small office in her neighborhood. She didn't know any better. She was assigned a public defender, a very good one. But she thought, I don't want a government lawyer, I want a private lawyer. So she fired this woman who was this very good public defender. Hired this private lawyer who had no experience and he plead her guilty. Cosa era successo? Lei si è affidata a questo avvocato eh, che appunto alla fine ha scelto di patteggiare e um, che non l'aveva essenzialmente ascoltata e per questo è stata condannata a morte. I was able to get her death sentence reversed because I went to the Illinois Supreme Court. And they said the process for her sentence was so badly done by the lawyer that they reversed the sentence, but they wouldn't allow her to change her plea of guilty. Siamo riusciti ad ottenere la revoca della pena di morte proprio perché la Corte Suprema si rese conto che la difesa della vittima era stata inappropriata, ma resta sempre colpevole. After I got her death sentence reversed, I decided this was what I wanted to do with my life. So I started the California Innocence Project in the biggest criminal justice system in America back in 1999. Quando sono riuscì, quando ho capito che eh, ero riuscito a, um, a commutare la pena di morte, ho deciso che avrei fatto questo um, in tutta la mia vita, e ho iniziato nel 1999. Since then I've walked 30 innocent people out of prison but none of them are Marilyn. I have been fighting her case for 25 years and she is still sitting in prison. Da allora sono riuscito a far salire 13 persone ma non lei, non Marilyn Mulero che da 25 anni in cui sto lavorando sul suo caso è ancora in prigione. I started her case when I was 29 years old, on Monday I turned 54. Caso di anni, e che 54 anni. I started her case when she was 21. She is now 46. All'inizio del caso lei aveva 21 anni, oggi ne ha 46. Her case is just one example of hundreds thousands of stories like Amanda's like the story we heard about yesterday they're all different paths with the exact same ultimate conclusion that an innocent person gets convicted and goes to prison questo caso è uno dei tanti uno dei tanti migliaia di altri casi tra cui anche Amanda e quello delle altre persone che abbiamo Uh, conosciuto qui durante questo festival, che hanno una cosa, anche se hanno storie diverse, hanno una cosa in comune: uh, essere condannati malgrado la loro innocenza. Ma lo che è unico di questi casi di morte, è il tempo. Se è executed, non possiamo mai provare che sono innocenti e non going mai a casa. And now that we know in the United States that we sentence at least 4% of people to death row who are innocent, it has to end. Il fatto che solo il 4% delle nel della morte, il, fatto che il 4% delle persone nel braccio della morte sia innocente e uh, appunto uh, venga sottoposto ad una tale pena deve finire. And I want to leave it at that because what we need to hear is stories like Sonny's. It's the stories, it's the narrative. People only care about policy as it relates to people. And so we're seeing a change in the United States with the death penalty because people are hearing those stories and, and seeing that that could be me. I could end up on death row. For a crime I didn't dobbiamo cambiare la nostra mentalità, non dobbiamo basarci solo sulla politica, ma sulle persone e sulle loro storie. E forse è proprio per questo che negli Stati Uniti qualcosa sta cambiando, perché dobbiamo iniziare a pensare che quell'innocente sarei potuta essere io, noi tutti. Thank you very much. Grazie. Grazie. Grazie a Justin Brooks per questa testimonianza, io sono molto toccato. Devo confessare che qualche anno fa avevo scaric scaricato un podcast, perché volevo fare pratica in inglese e in criminal justice, e lo ascoltavo insieme a mia moglie mentre andavo a insegnare a Ravenna, allora insegnavo a Ravenna, e ho sentito una tua intervista. E, e dicevo, questa è la cosa che mi piacerebbe fare se riuscissi. E tu l'hai fatta veramente. Quindi grazie davvero per uh, uh, il modello, l'esempio uh, che, che tu rappresenti. Grazie. E, io forse una piccola domanda ce l'ho, se, se posso farla. E, e riguarda l'approccio con la pena di morte. Tu hai detto che adesso il Presidente degli Stati Uniti eh, non è contrario alla pena di morte, ma mi sembra che questo tema eh, sia un po' generale. Quasi sempre gli Stati Uniti sono riluttanti a dichiararsi contro la pena di morte, anche quelli più liberal, più aperti, ma forse un... mi ricordo male. it always depends how the question is asked. Um, politicians use fear to get their agenda. so if the average american is asked, would you be in favor of the death penalty if the person was going to get life without parole? when they ask that question, most people are against the death penalty. Dipende. Si. Dipende sempre, um, da chi Eh, a chi viene posta la domanda. Eh, ad esempio ehm, alcuni politici hanno eh, il timore di dichiararsi, di dichiararsi favorevoli o contrari a seconda della corrente politica del momento. Problem is, in il problema è proprio che i politici sia negli Stati Uniti che in Europa si servono della paura. Dello strumento della paura per venire eletti. And in the United States, it's even worse because if you're in favor of tough sentences and more prisons and more police, then you get the support of police officers, prison unions, everybody involved in building prisons, and it's an evil cycle of money because money drives the politics and fear brings the money. Il problema negli Stati Uniti è che eh, la pena di morte eh, favorisce tutto mm, un circolo vicioso, ad esempio gli agenti di polizia, eh, le unioni delle prigioni, e mm, il tutto muove soldi eh, che sono mossi dalla paura, quindi appunto si entra in un circolo vicioso. It's a different topic: immigration in Europe, but I see a lot of parallels the way immigration is used in politics in Europe. And crime and immigration now is used in the United States for e, Conservative Politics. C'è un parallelo tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea che sto vedendo ultimamente eh, sull'immigrazione. And that's why now the United States incarcerates not just more people than any country in the world. We have the highest percentage of our population in prison. E gli Stati Uniti detengono proprio il record per la percentuale più alta di incarcerazioni. And that's crazy for a rich country that a wealthy country would incarcerate more people than any poor country doesn't make any sense. E non ha affatto senso che un paese tanto sviluppato e industrializzato abbia uh, più incarcerazioni di uh, paesi più poveri. C'è un'ultima domanda che ti vorrei fare prima eh, di dare la parola alla prossima relatrice che ci racconti la sua esperienza. E riguarda il rapporto fra la difesa e queste forze. Tu ci hai raccontato che nel primo caso di cui ti sei occupato, il difensore, incredibilmente, aveva accettato negoziando la pena di morte. Un plea bargaining and death penalty. E ci sono, è capitato spesso che la pena di morte fosse la conseguenza di una errata difesa di una inadeguata difesa, ecco. of an yeah. Il right. um, 95% dei casi negli Stati Uniti vengono risolti con il patteggiamento. And there's many reasons for this. It starts because our system is so big that there's not time to do trials for everyone. Ci sono moltissime ragioni. Una è che il nostro sistema è talmente grande che non c'è fisicamente tempo per um, non c'è fisicamente tempo per processare tutti. Another reason is because now the sentences are so long. Because in the United States, life in prison means life in prison. It doesn't mean 20 years, it doesn't mean 25 years, it means the rest of your life in prison, that it's like a casino with very high stakes. un'altra ragione è che le sentenze sono davvero lunghe, perché negli Stati Uniti, essere condannati, appunto è per sempre, non sono per sempre. I have a client named Brian Banks. There's a movie coming out about his case in August. And when he was at trial, his lawyer said, If you admit guilt, I might be able to get you probation. If you go to trial, you're going to get 44 years to life. So even though he was innocent, he took the deal. And that's when you know the system is broken, when innocent people are saying they're guilty because there's too much risk in going to trial. ho un altro caso molto recente di agosto in cui c'è un'altra spiegazione, quella in cui essendoci troppi rischi, spesso gli innocenti preferiscono There's also very bad relationships in the United States between defense attorneys and prosecutors. It is exactly what you see in the movies. We hate each other. And it's very bad. Um, so I spend a lot of time trying to develop relationships with prosecutors to help my clients, to let them see that this is an innocent person. But our adversarial system is adversarial. Inoltre, negli Stati Uniti, uh, tra difesa e accusa c'è una vera e propria competizione, si odiano. E io cerco il più possibile di uh, far capire che se in mezzo c'è un innocente, bisognerebbe smorzare i toni, ma non è così. I spend a lot of time in the United Kingdom and I'm always amazed that people are defense attorneys and then prosecutors. And defense attorneys and prosecutors, that would never happen in the United States. You are a defense attorney for life. or oh, you are prosecutor for life <laughs> except for Mark <laughs> <laughs> Ho trascorso alcuni anni in Inghilterra e mi sono reso conto che gli avvocati passano ad essere eh, difensori, eh, passano a far parte della difesa o dell'accusa um, nel, nel corso degli anni. Questo invece non succede negli Stati Uniti dove eh, chi è nell'accusa rimane nell'accusa e chi è nella difesa rimane nella difesa per sempre. But one thing I think it's always important to say is that wrongful convictions are not an American problem. I don't think I need to say that to this audience after hearing from Amanda this morning. Um, I think the innocence movement is, a is an American solution that we're trying to initiate around the world. Um, but every country in the world has innocent people in prison, every country in the world. Vorrei sottolineare che l'errore giudiziario non appartiene solo all'America ma a tutto il mondo, basti pensare appunto al caso di Amanda. Per questo il nostro Innocence Movement vuole soltanto essere una soluzione che gli Stati Uniti danno ma che auspichiamo di diffondere in tutto il mondo. Grazie, grazie ancora per grazie. il tuo contributo, grazie al professor Brooks. Mi sembra che la diffusione dell'Innocent Project sia davvero una risposta concreta alla sua affermazione, cioè che è una soluzione, che è un modello al quale ispirarci. Grazie a te. Adesso io darei la parola a Sunny Jacobs, che è autrice di un libro, Tempo Rubato, e ha avuto anche un'esperienza eh, nella Death Row, nel braccio della morte, e da cui poi è uscita. E quindi noi la ringraziamo doppiamente per il libro che ha scritto, per essere qui con noi oggi a condividere questa esperienza, a raccontarci dal video cosa questo significa e anche cosa vuol dire poi occuparsi di altre persone che hanno sofferto eh, esperienze analoghe. Grazie di essere qui. Grazie. Um... <laughs> my, my teacher is there. Um, I just have a couple of housekeeping things I have to say first. And one of them is um, that there are still 10 books. <laughs> and the other is that um, there's a, a card. I'm going to cry again. <laughs> there's a card for Amanda. Outside, and that anyone can sign because a number of people approached me at lunchtime and said, Oh, I wish I could apologize to Amanda because she changed my mind and I feel really bad that I believed all those bad things. And I said, We should have a card. So there's a card outside, and anyone who would like to sign it can sign it for Amanda. There's two young girls who made the card. So you did a great job. Innanzitutto permettetemi di fare due precisazioni prima di cominciare. I miei libri sono dieci, non soltanto uno, e poi ci terrei a dire a tutti quanti che stiamo scrivendo un biglietto e chiunque volesse partecipare eh, può farlo, in cui ci scusiamo con Amanda. Eh, infatti tantissime persone eh, si sono sentite non a proprio agio con l'opinione che avevano di lei e vorrebbero appunto esprimerglielo. Oh, and I, I, I cried enough about that earlier so i'm going to change the subject now. Um, uh, listening to what uh, professor brooks has said, um, it, it reminds me of so many things. Um, my husband, jesse tafaro, at the time and, uh, and i were convicted of uh, killing two policemen at a time. when they just brought back the death penalty. Uh so we were very unfortunate not only because we were innocent of the crime but we were convicted at a time when they were anxious to start using the death penalty again. E ascoltando il discorso del professor Brooks mi sono venuti alla mente moltissimi nomi tra cui il tra cui mio marito dell'epoca Jess che è stato ucciso proprio perché era stata ripristinata la pena di morte. Um, Jesse was tried, convicted, and sentenced to death in four days. in uh, My trial took longer, but in my trial, uh, the um, uh, jury was not convinced, but because there was no evidence, there was absolutely no. Physical evidence against us whatsoever, only the uh, testimony of the actual killer with whom they had made a plea bargain. Il mio processo è stato più lungo, ma semplicemente perché la giuria non era molto convinta visto che non c'erano delle prove evidenti. He made a bargain with the prosecutor uh, to receive three life sentences instead of the death penalty uh, and in exchange for his testimony at our trials. Mi hanno proposto di patteggiare. No, soltanto perché, appunto, è una questione complicata. Io conosco di più la vicenda e quindi la spiego brevemente. Praticamente, eh, lei è stata arrestata con il marito dell'epoca e la, la persona che veramente ha sparato a questi due poliziotti e il, la sua condanna a morte, la condanna sua e del marito è stata basata sostanzialmente sulla testimonianza del vero, del vero colpevole che ha patteggiato con i prosecutors e ha, ha diciamo, accettato, mi sembra tra ergastoli, al posto della pena di morte quindi fondamentalmente l'accusatore è rimasto in vita e loro due sono stati condannati a morte mm. But the jury was not allowed to know about this arrangement. The jury was not allowed to know about the arrangement. E la giuria non sapeva di questi So, um, after two weeks, my, my jury was not convinced of my uh, guilt, and they uh, questioned the judge about the possibility of maybe saying i was an accomplice or something smaller la giuria dopo due settimane non era convinta della mia colpevolezza e così uh, ha richiesto una riduzione della pena and this was because i had a court appointed lawyer because i didn't think that i needed to ask my parents to mortgage their house so that we could get a lawyer because i was innocent E il motivo è perché non avevo un avvocato appropriato, non avevo un avvocato e perché non volevo chiedere alla mia famiglia di uh, vendere la propria casa per pagare le spese, per sostenere le, speghe, le spese per avere un avvocato. And my court appointed lawyer said we didn't need to put up any defense. So we no one spoke on my behalf at the trial. Okay. There was no evidence. Sì, praticamente lei era tranquilla perché era innocente, quindi praticamente non ha chiesto ai suoi genitori di vendere la casa per pagare un buon avvocato e sostanzialmente lei non è stata rappresentata durante il processo, ma perché era speranzosa del fatto che non, siccome non c'erano prove ed era innocente, la cosa si sarebbe risolta. So, as a result, the jury only heard the bad things that the prosecutor said, but they didn't hear any good things. <laughs> You repeat, sorry? The, the, the so la giuria, ha sentito, oh, la, la giuria ha sentito soltanto le cose negative portate dall'accusa right. e nessuno ha avuto la mia versione dei fatti. Sostanzialmente io non ho avuto nessun elemento difensivo che ha portato al mio processo. Nel mio caso il giudice prima di essere giudice era stato un poliziotto. Quindi ovviamente non era proprio neutrale. Soprattutto in un, in un caso che coinvolgeva eh, mm -hmm. l'uccisione di due poliziotti perché l'accusa era che avessero ucciso due poliziotti. And as a result of his explanation of the law, the jurors felt that they had no other choice but to convict me of the murders. But as Professor Brooks explained, this, there's two, there are two parts to the trial: first, the innocence or guilt, and then the punishment. come già il professor Brooks ha spiegato ci sono due parti nel processo prima decretare se una persona è innocente o colpevole e poi eh, la pena and so in the phase, they voted for life. e alla fine decisero eh, di non condannarmi a morte ma il giudice la giuria e mi ma il, il giudice sostanzialmente superò il giudizio della giuria, questa è una cosa che è possibile in America, e nonostante l'opinione della giuria mi condannò a morte. non possono più? Ah, no non possono più, ok. Yeah, sì, era uscito di essere allowed, ora è inconstituzionale. più. Due sentenze, per un fatto. E quindi. Sì, e poi la vita dopo. Si era trattato di due condanne a morte, è come se mi avessero ucciso due volte, quindi. Quindi, era davvero lungo. Non potevo credere che loro dicessero che e poi li sentenziarmi a È stato davvero beyond my ability to conceive of that. Io non potevo crederci, non potevo crederci che mi avessero dichiarato colpevole e addirittura condannata a morte, non lo credevo possibile. That's why this morning when I heard it said, it took a my breath away. I, it's exactly what happens, you, you, you In quell'occasione sono rimasta senza respiro. And so um anyway they they established a death row for me personally because at that time there were no women All'epoca eh, decisero appunto eh, di inserirmi nel braccio della morte proprio perché eh, non c'era altra alternativa negli Stati Uniti all'epoca. E lo posso? sorry. Eh, perché era, eh, è stata la. In Flor quando hanno reintrodotto la pena di morte in Florida, lei era praticamente l'unica donna condannata a morte eh, in Florida nel braccio della morte, e quindi sostanzialmente è stata in isolamento. So that's why I ended up in uh, isolation, in complete solitary confinement, uh, uh, during my entire time on death row, which took five years. Ecco perché per cinque anni sono stata in cella di It wasn't like the men. The men you see it on television. There's a, one next to the other, and they talk to each other. But, <laughs> but for me, I was isolated. Avrete visto che in televisione eh, in cella i vari detenuti possono conversare, invece per me non era possibile, c'ero solo io. And um, there are so many uh there are so many parts to the story. I I chose to tell this particular part now because it has to do with the law and the death penalty. Um the rest you have to read it, but um it took it took 5 years to get to my first appeal

la mia eh, sentenza, appunto, da, mh, da pena di morte è stata commutata in ergastolo, eh, grazie, alla, eh, grazie proprio alla difesa. Sì, no, eh, perché praticamente lei ha vinto l'appello, e quindi dalla pena della condanna a morte l'hanno passata, alla, hanno commutato la pena capitale in ergastolo. Proprio perché il giudice aveva sostanzialmente si era discostato da quanto aveva detto la giuria e in più perché hanno riconosciuto che aveva avuto un, una difesa inadeguata. Quindi ora ho tre vite. Sì, almeno come un cazzo. Hai neanche tu. Quindi posso dire di avere tre vite, quasi come i gatti, che ne hanno nove. Quindi ero in la popolazione della pena. All this time, Jesse remained on death row. Però Jesse è stato condannato a morte. His sentence never changed. So over the years, we found out a number of things that we didn't know. One of them was that in order to make the plea bargain with the killer, they had to give him a lie detector test. in order to prove that they weren't making the plea bargain with the actual killer. Abbiamo scoperto durante la nostra carcerazione alcuni dettagli del nostro caso, per esempio per fare il patteggiamento con il reale criminale hanno dovuto anche testarlo mi sembra di aver che dei did the test to verify a, a, a polygraph test yes l'hanno fatto hanno, hanno è quella che è da noi la macchina della verità perché dovevano verificare che effettivamente lui non fosse il vero assassino and they submitted a report that he passed the test and it was on that basis that they were permitted to give him his plea bargain for three life sentences and have him testify. Lui ha passato questo test della verità, il motivo per cui sono riusciti poi a passare, la sua sentenza La sentenza di condanna a morte a perché ha passato la macchina del della verità, il poligrafo. It wasn't until seven well, um, almost, yeah, 17 years later that we found out that he actually did not pass the lie detector test, in fact He failed the lie detector test, and the report that says submitted was a false report. L'hanno scoperto sì, soltanto dopo 17 anni hanno scoperto che in realtà lui aveva fallito il test del poligrafo, la macchina della verità, e che semplicemente non era stato verbalizzato. So you have to understand that means they knew before we went to trial that he was guilty and he was lying when he said we were guilty. In realtà era già noto prima che il nostro processo iniziasse che lui era il colpevole e noi eravamo innocenti. Ok. Quindi poi, dopo gli anni, il giudice è bragging about how he killed two policemen e he had these other two people on death row for what he did. Per moltissimi anni, questo soggetto si è vantato di aver ucciso due poliziotti e di aver mandato due persone innocenti nel braccio della morte. E alcuni altri prisoners. Who heard him bragging, uh, came alcuni altri detenuti che erano con lui in prigione si sono fatti avanti perché comunque erano, stavano in prigione ma volevano parlare per la verità. E quindi di fatto abbiamo portato questo nuovo argomento nel processo. Abbiamo chiesto la riapertura del nostro caso. E quindi noi abbiamo, io e Jesse avevamo, abbiamo pensato che finalmente saremmo andati a casa. Ma semplicemente il giudice dichiarò che i prigionieri, i detenuti non erano credibili. So we didn't and we and in e quindi siamo rimasti in prigione, non è cambiato nulla. Then there was a young woman who was in jail for a minor drugs charge, and they convinced her to come to my trial and say that I confessed to her. C'è stata poi a un certo punto, io ero in, cioè nella, nella mia, nel mio carcere c'era questa giovane detenuta che era condannata per crimini minori e loro l'hanno, hanno, hanno tentato di convincerla a venire nel mio processo e dire che io in carcere le avevo confessato effettivamente di aver ammazzato questi due poliziotti. E dopo c'è stata rilassata e è andata e non cosa a lei, ma ora dopo il mio appello ho avuto due che erano um, pro bono. Ok. E loro hanno deciso di trovarla. E hanno tentato di trovarla. Ok. Praticamente questa signora è stata rilasciata sulla base di questa testimonianza, è andata via e non abbiamo mai saputo più niente, ma poi ho preso due giovani avvocati pro bono che hanno provato a cercarla. E lo lo trovano e si è sentito molto male per ciò che ha me, partly perché. Her telling a lie, uh, that she agreed to come back to, uh, to court and to testify, and she took the stand and she told everything that happened how they convinced her to tell this lie, and how they told her what to say. Sostanzialmente a uh, un certo punto l'hanno trovata e lei era molto dispiaciuta e pentita perché si rendeva conto di aver contribuito all'incarcerazione di Sani e quindi l'hanno portata al processo per dare la sua nuova versione, per dire la verità. Ma poi ha dovuto fare una cross-examination e quindi il so prosecutore, il stesso giudizio, Uh, cross examine her she started to <gasps> and she had a heart attack Praticamente quando ha iniziato il suo esame controesame c'era questo pubblico ministero molto aggressivo era lo stesso che io avevo durante il processo e quindi nel bel mezzo del controsame lei ha iniziato ad annaspare ha avuto un attacco di cuore And she had to be taken away in an ambulance and they didn't get a chance to do the cross examination quindi sostanzialmente l'hanno portata via in ambulanza e non c'è stata più occasione di portare avanti il suo esame contro esame. Quindi non hanno potuto usare questa testimonianza. So, uh, Alla fine si è recuperata um, e hanno videotapato la sua cross-examination ma il giudice ha determinato che era la parola di un antico addicto Against the word of the upstanding prosecutor. Sostanzialmente a un certo punto sono riusciti a farle, renda, a farle ultimare questa testimonianza. L'hanno registrata perché lei è stata meglio, però eh, il giudice semplicemente l'ha ritenuta poco credibile in ragione del suo precedente passato di insomma di a detta. Detenu ex detenuta ex per uso di sostanze stupefacenti, mentre invece l'altra la, la, versione dei fatti era data dal pubblico ministero che aveva una buona reputazione. Grazie. Quindi, anche da questa strada non è potuta essere intrapresa da noi. After 15 years, Jesse received his third death warrant. which is usually fatal and in his case it was and he was executed. Ho capito. Dopo 15 anni Jess ha ricevuto la terza sentenza di morte che è stata quella definitiva. But he didn't just die because the electric chair malfunctioned and as a result he caught on fire. Quindi sostanzialmente Jesse è stato giustiziato, ma eh, c'è stato un, un problema durante la sua esecuzione. Lui è stato giustiziato con la sedia elettrica e fondamentalmente ha preso fuoco la, la macchina. Sostanzialmente hanno dovuto provare tre volte ad azionare la, la sedia elettrica prima che riuscissero a, a, ad ucciderlo. About two years later, finally we were able to prove my innocence, and I was, after some negotiation, which is another longer story, uh, uh, because of the arrangements, I was released. Dopo due anni dall'esecuzione di Jesse, siamo riusciti a provare la mia innocenza. Non questo lo so, nel senso non con certe hanno dovuto negoziare molto. E alla fine eh, lei è riuscita a uscire a essere scarcerata due anni dopo il, che suo marito è stato giustiziato. Ma in realtà, nel nostro processo, nel mio processo di revisione, sono riuscita a dimostrare che anche Jesse era innocente. Ma possiamo fare per lui? Cosa possiamo fare? Non c'è processo per dimostrare che una persona che è stata non, non abbiamo potuto sostanzialmente fare più niente e non c'è stato neanche più modo di, una, di, di, di assolvere una persona che non ormai è stata giustiziata. So, so is our and live with that? Quindi sostanzialmente i nostri figli e i nostri nipoti devono vivere con questa, con questa, con questa tragedia. Recently, i was uh, a um if I would met un executioner di recente mi hanno chiesto se eh, volevo se volessi incontrare uh, una delle persone che eh, ave, ha commesso interview ho l'esecuzione. Ah, ah, mi hanno chiesto se volevo incontrare una delle persone che hanno proceduto a giustiziare mio marito per una intervista. Not the one No. Un, and, uno che è un boia ok so, so. and it, it was for an interview and I said well mm, ok I'll go and give him a hug because he probably needs a hug allora io ho detto ci ho pensato ho detto va bene andrò a incontrarlo e gli darò un abbraccio perché probabilmente ha bisogno di un abbraccio thank you but So I go and I meet the executioner and I give him a hug. And then they sit us down for the interview. And um, my husband, Peter, t tells, is, introduces himself. And the executioner introduced himself. And then I introduced myself. Quindi sono, sono andata, ho abbracciato questa persona e poi ci stavamo preparando per fare questa, questa interview, questa intervista. E quindi Peter, mio marito, è andato lì per presentarsi e questa persona si è presentata e anch'io mi sono presentata. So the executioner says there's something I have to tell you. E il questa persona io lo chiamo Boia, non so una traduzione che si sì l'esecutore ha detto ti devo dire una cosa. And he tells me: after Jesse was executado, because the electric chair malfunctioned, he was called to examine the electric chair to see what went wrong. Dopo che abbiamo avuto questo, pro, questo problema con, con l'esecuzione di Jesse, che appunto aveva avuto questo problema con la sedia elettrica, siamo andati a verificare che cosa, effettivamente, quale fosse il problema, il malfunzionamento dell'apparecchiatura dell elettrica. Perché il stato in cui era stato l'esecutore era usato lo stesso modo dell'elettrica e volevano sapere se avrebbero avuto un problema. Perché questo signore che di lavoro faceva quello, uh, usava nel suo stato esattamente lo stesso modello di sedia elettrica che avevano usato per giustiziare Jesse, quindi lui voleva vedere che cosa fosse andato storto. E e ha in Florida e ha esaminato la chair e a una quindi lui si è recato in Florida dove loro hanno avuto questa questa vicenda ed è andato a esaminare la, la sedia ed è arrivato a una conclusione. He explained to me when he would do an execution, he had nine people who would be on the execution squad. And each one was assigned to a part of the body. Left arm, right arm, left leg, right arm, the head praticamente c'era un team di nove persone che dovevano procedere all'esecuzione e alla, sì, alla e ognuno di loro aveva un compito quindi c'era chi doveva sistemare il braccio sinistro il braccio destro la la, la testa E explained to me that he would get uh, he would uh, make sure that he had a, a good amount of natural sea sponge which is what they put inside the helmet to conduct the electricity and he would soak it in salt water e quindi uno di questi compiti è assicurarsi che la spugna che mettevano sotto la calotta fosse sufficientemente bagnata per far passare la corrente e per fare questo la spugna doveva essere. La spugna doveva essere naturale doveva essere prima immersa in acqua salata in modo tale che potesse condurre l'elettricità e far sì che la macchina funzionasse. Because it was very important for to conduct the electricity. And then he explained to me that he tried to make it as painless as possible, and he would say prayers for the person. And um, so, but he's—you better say that first. No, go ahead. E quindi hanno eh, diciamo, provato più volte, hanno rimerso la spugna, eh, l'hanno eh, rimessa all'interno di questo casco che veniva messo al di sopra di questa, di questa spugna finché poi effettivamente questa macchina non, non funzionasse. Okay. But in ma il problema è che nel caso di Jesse invece che una spugna naturale hanno usato una spugna artificiale E sostanzialmente il motivo per cui l'apparecchio non ha funzionato non sono riusciti a ucciderlo immediatamente e quindi la sua conclusione era che hanno dovuto sapere dovuto sapere That the artificial sponge would cause him to catch on fire. That the artificial sponge would not conduct the electricity like the natural sponge. Quindi la sua conclusione è stata che eh, le persone che hanno proceduto a questa, a questa esecuzione doveva, avrebbero dovuto saperlo, probabilmente lo sapevano che una spugna artificiale non avrebbe funzionato. Quindi pensavo che devo sapere.

Quindi l'ho ringraziato per avermi spiegato questa cosa e gli ho chiesto se avesse ancora la copia del, del report, insomma, che attestasse questa cosa. E mi ha detto che ce l'aveva. Although, quando ho parlato con lui, ha detto che non lo potevo trovare, quindi non sono sicuro se riusciremo a trovare una copia del report. Ma il punto è che questa è la pena di morte che fa per le persone e lui mi ha detto che sì, l'aveva ma doveva cercarlo non era sicuro di, di trovarlo ma il punto che, che voglio trasmettervi è che questo è quello che fa la pena di morte alle persone This is now the death uh, questa persona con cui ho parlato ora è contraria alla pena di morte il okay. man che ha in Jesse's helmet vivere con questo ora la persona che ha messo uh, la, questa spugna artificiale sotto a questo casco a Jesse avrebbe dovuto sottoporsi alla pena di morte. Anybody going to handle that? No, just repeat slowly. Jesse was not sentenced to die by burning to death from the inside out. Assolutamente, Jesse è stato giustiziato. È stato condannato a morte, ma non doveva morire praticamente bruciando dall'interno. The his jury, the people on his jury that sentenced him to death, they have to live with what happened to him. Ovviamente la giuria che l'ha condannata a morte adesso deve vivere con questo pensiero, con questa consapevolezza. E anche i miei figli. E lo finirò con la prima parte della storia. Quindi, dopo che ero c'erano delle storie nei newspapers e magazzini ovviamente dopo che sono stata adesso arrivo alla parte un attimino meno pesante del mio discorso dopo che sono stata rilasciata ovviamente sono apparse delle storie hanno pubblicato delle, la, la mia storia uno dei componenti della mia giuria ha letto la storia ed ha deciso di venirmi a cercare perché me. a cercare If we had known then during the trial what we know now all these things that came out later we would never have even contemplated making you guilty no less sentencing you to death voleva voleva scusarsi perché mi ha detto se noi avessimo saputo durante il tuo processo quello che sappiamo ora ovviamente avremmo preso una decisione diversa and he wanted me to know that even though the rest of the jurors were pressuring him to agree to the death sentence, that he didn't feel it was right and he voted for life. And that's, that's the reason. E lui mi ha detto fondamentalmente che lui era stato contrario, era in netta minoranza, era il giurato contrario alla sua esecuzione, cioè alla sua condanna a morte. E questo perché non c'era l'unanimità e questa è la ragione per cui la giuria dopo il mio processo aveva concluso per l'ergastolo e non per la pena di morte. Quindi questo dimostra che una persona può fare la differenza. Each person can make a difference, it's because of his integrity that I'm still alive. In realtà, anche soltanto una persona può cambiare eh, può cambiare il destino de, fare la differenza e cambiare il destino degli altri, perché eh, lui aveva il bastato, bastato suo dissenso per far decidere giova, propen propendere, per far decidere che non dovevo essere condannata a morte, ma all'ergastolo. Mm. So and then he asked me, "Would I be willing to come to breakfast with him and his wife?" <laughs> because underneath it all, we're all just human beings. In fondo siamo tutti esseri umani. So, thank you. So I, 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 I urge you to. Uh, follow, to, to uphold what you believe is right and, and keep, keep on fighting to make things, this a better world because really it's not up to the politicians and the fear, it's up to us we, the people can never be defeated Quindi vi, vi, vi invito a mantenere sempre le vostre opinioni ferme anche se siete in minoranza perché il destino lo fa la volontà delle persone e non i nostri politici. Noi il popolo non può mai essere sconfitto. Molto bene, bravissima. bravissima. Grazie a Google. Grazie. Grazie per questa testimonianza così toccante. C'è una domanda del pubblico? Oh sì. Oh. Molto bene. Ma io sto seguendo con molta attenzione sia ieri che oggi questi. Questi interventi. Ieri abbiamo visto gli errori in Italia, adesso qui vediamo gli errori in America. Mi sembra che in America ci sia una giurisprudenza, una legislatura, un tribunale che, che non so, gioca dadi qui con la, con la vita della gente. A parte il discorso del dilettantismo della sedia elettrica, così che mette una spugna anziché un'altra, che quindi dimostra così un, anche un'attenzione minima a questi aspetti però da un punto di vista della condanna, cioè ci si basa su, su persone che vengono messe lì in una giuria dove uno dice sì, l'altro dice no per le simpatie personali, per le proprie idee, ad esempio eh, c'era il discorso delle persone nere che in qualche maniera sono considerate in una maniera peggiorativa rispetto alle bianche. Eh, quindi volevo capire un attimo: cioè l'America che viene presentata come campione della libertà, della democrazia e tutto quanto, di fronte a questi aspetti della giustizia, com'è che risponde? Ho capito, eh, ho detto l'America che viene presentata diciamo, nel consesso mondiale come campione della giustizia, della libertà, della democrazia e tutto quanto. Com'è che risponde a queste critiche che in qualche maniera emergono da queste mh, dimostrazioni, da, queste, eh, da questi casi? Cioè, la signora è stata trattata in una maniera come se non fosse una persona, come se fosse non so, un giocattolo, un gesto. Eh, il patteggiamento sulla pena di morte, di solito il patteggiamento è un qualcosa di medio, fra un minimo e un massimo. La pena di morte è già un massimo. Quindi mi sono chiesto: ma che patteggiamento è? Il fatto che un PM vada a chiedere ad una persona che anche lei è in carcere, vieni a, a testimoniare per dire che quest'altra persona, cioè mi sembra che veramente sia un qualcosa che c'è da augurarsi di non andare mai. Ieri dicevamo che non, è no, non bisognerebbe andare mai ne, nelle grinfie della giustizia perché ci possono essere questi errori eh, in Italia. Però dicevamo anche è meglio farsi. Con, eh, processare, giudicare da un giudice che non diciamo da una situazione diversa europea e di fatti è stato detto anche americana. Oggi vengono fuori queste anomalie che veramente secondo me sono enormi. Volevo avere una risposta dal giurista, dal, dal, dal professore, cioè eh, loro americani come si sentono di fronte ad una giustizia? in uh, Okay. Thank you. A couple of points. Number one, we don't have more wrongful convictions because we have juries. I hear that. I, I work a lot in Latin America, and I always hear, "Well, the United States has wrongful convictions because you have juries." We have the choice. of a judge or a jury in every case. And I can tell you as a defense attorney, I choose a jury almost always. Uh, devo specificare una, una cosa che secondo me è importante. Secondo me il problema degli errori giudiziari in America non è tanto dovuto al fatto che noi abbiamo la giuria. Io lavoro spesso in uh, in Sud America e mi dicono sempre a ah, voi avete un'alta cifra di errori giudiziari perché avete la giuria in realtà non è, non, non credo che sia così anzi noi abbiamo la possibilità di scegliere tra la giuria e il, uh, il giudice e io per esempio come difensore il più delle volte scelgo la giuria why? 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 Oh, why does that happen? why why would I choose a jury? Yeah. Because judges are just so cynical, and give me a jury, give cynical. me twelve people cynical. who don't send people to prison every day. Um, I will almost always take the jury over a judge. sono cinici e quindi io preferirei sempre avere a che fare Plus, I get to select the jury. There's a process. I can't kick the judge off when I don't like him but I can say I don't want that juror I don't want that juror I don't want that juror Inoltre loro possono scegliere i membri della giuria e quindi fondamentalmente lui può dire io questo giurato non lo voglio preferisco quell'altro non voglio quest'altro No, ovviamente non si riesce a fare così per il giudice And the prosecution needs 12 votes

I could give you an answer that would take 100 hours and if you take my wrongful conviction course you can hear that but I'll give you a very simple reason. we se vogliamo parlare about dei fattori che portano to errori giudiziari in America potrei parlare per 100 ore vi inviterei a seguire il mio corso di errori giudiziari in California ma posso dirvi questo. When you have a small business and you make one or two or three products a day let's say you're an italian furniture maker quando tu, uh, quando tu hai un'attività commerciale e per esempio sei uh, un, 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 un furniture maker you look at every detail you look at the legs you look at the surface you look at the sheen. Se devi scegliere appunto di fare un mobile, hai il tempo di guardare tutti i dettagli, di scegliere il materiale, le rifiniture, come fanno gli italiani. And then one day you start selling five tables a day, and then ten tables a day, and then twenty tables a day, and then, day, and then you build a factory. Ad un certo punto tu inizi, un giorno inizi, passi da un tavolo a cinque tavoli, poi da cinque tavoli a dieci tavoli, da dieci tavoli a venti tavoli, all'improvviso ti, ti trasformi in una fabbrica. As as e quindi sei costretto ad, ad assumere persone che magari non sono brave quanto te. And then you get orders for 50 tables a day, 100 tables a day, 1000 tables a day. A un certo punto ti arrivano ordini per 50, 100, 200 tavoli al giorno. And before you know it, that perfect table <laughs> doesn't exist. E prima che tu te ne renda conto, quella tavola, quel tavolo perfetto che avevi fatto per primo, diciamo, non esiste più. That is the United States justice system. Questa è come funziona la giustizia americana. <laughs> there is one other thing and i must add this that i think that because of the innocence network in america that they become better at, at discovering the mistakes and so it starts to look like oh they have so many mistakes and they do but that's because they're getting better at discovering the mistakes and correcting them. And there is a movement. It's a small movement now, but it is the beginning of a movement towards what they call prosecutorial integrity units, and that means that the prosecutors are now encouraged to find the mistakes before they they become uh, real mistakes, and then by doing that they can prevent some of these wrongful convictions and that is now a growing movement that gives me great hope you want to, In realtà c'è questo nuovo sviluppo recente negli Stati Uniti, è una cosa molto interessante. Si sono iniziate a sviluppare queste integrity units. Eh, per cui fondamentalmente, eh, anche grazie al lavoro degli dell'Innocence Movement e dell'Innocence Project, loro riguardano in maniera critica eh, vecchi processi. Sono gli stessi pubblici ministeri che riescono molte volte a riaprire i casi. È un fenomeno molto recente. So again, è ancora, è una questione che va delle persone, dipende dalle persone. I should have used Ferrari as an example. That would have been a better local example. Okay. Uh, maybe, maybe <laughs> we have another question. <laughs> <Okay>. <laughs> Scusate. <laughs> Sto ascoltando e voglio soltanto fare l'interprete perché ecco perché sono arrivata in Italia all'inizio comunque ecco. Grazie. Allora. <laughs> The uh, gentlewoman asked, come come di So, why are, um, how do Americans feel about these terrible stories of injustice? If, if everything is bad in the United States, how, how are Americans reacting?" Oh, I think we've seen tremendous changes. I think, for example, the death penalty is disappearing. Mm -hmm. The movement is away from the death penalty. We see prosecutors now realizing that if we don't find these mistakes, we're going to be embarrassed mm. in the media. Allora, gli americani, gli americani vedono queste cose e vogliono fare i cambiamenti. E quindi c'è i procuratori ci sono questi unit che controllando. Uh, i, uh, le condanne, poi ci sono le persone che c'è una discussione negli Stati Uniti di questo problema, stiamo discutendo il problema perché anche Sani ha detto prima che non è stato detto e che abbiamo tante ingiustizie riconosciute negli Stati Uniti proprio perché stiamo cominciando a vedere i sbagli e quando riconosciamo i sbagli possiamo aiutare le persone che sono in carcere. E quindi possiamo Italia uscire, ecco perché abbiamo così tanti, mille, più di mille persone che sono uscite da carcere perché abbiamo riconosciuto gli sbagli. We also see jurors less likely to sentence without scientific evidence. Abbiamo le giurie che sono meno disponibili a fare le condanne o a votare per la condanna senza la prova scientifica. Vediamo quanto costa a noi di avere i prigioni e anche di fare tutte queste. To uh, make um, i cases in tribunal, vediamo see the cost. We are talking about the cost, so we are a little more awake. I have one more thing. There is one good result from all of this wrongful conviction, and that is that we now have this beautiful extended family <laughs> of people. Who survived sentenced to death and being sentenced for crimes they didn't commit, and now can live to support each other and travel around the world and tell people about it. Mm. E poi una delle cose più belle che è sviluppato da questo è che adesso c'è una grande famiglia di persone che hanno sopravvissuto queste ingiustizie e noi ci sosteniamo l'un l'altro e possiamo anche girare nel mondo per aiutarci come in questo momento. <ride> And that the too. Include gli italiani che abbiamo conosciuti in, mm -hmm. eh, in questo convegno. Mm -hmm. Allora, conosco ecco, tante situazioni di ingiustizia e, e mi rendo conto, non so se è un fenomeno più attuale, che spesso si fanno errori errori molto grossi in campo giudiziario che vengono pagati a caro prezzo dalle persone. Ecco, oltre ad analizzare il fenomeno e cercare le motivazioni, secondo me è importante cercare di capire che cosa si può fare proprio fattivamente per superare questo problema e per aiutare coloro che si trovano in questa condizione, perché è veramente deplorevole condannare a qualsiasi titolo una persona innocente. La domanda vorrei chiedere alla signora e anche a coloro che hanno parlato, hanno riportato la propria esperienza, come fanno dopo quello che hanno subito a esprimere sentimenti positivi e amore nonostante tutto e poi che cosa consigliano a coloro che stanno vivendo la propria situazione la situazione che loro hanno già superato e vissuto o una situazione simile. Grazie. What I made a choice. Everybody has this choice. Everybody in their life at some point in time is going to be faced with a situation that challenges them that they don't feel they deserve. Ho dovuto fare una scelta. Ho scelto di fare di scegliere. A un certo punto tutti devono scegliere che cosa, che cosa fare. everybody and maybe it's not because you'll be wrongly accused maybe it will be a health issue maybe it will be a family problem but everyone is going to face something and you can choose this is the thing they don't tell us in school you you have a choice you can choose to be angry and bitter and miserable for the rest of your life and you're entitled Uh, non è si tratta a un certo punto, tutti dobbiamo fare una scelta magari. Non è solo la scelta eh, nel caso tu sia ingiustamente accusato di un crimine, può essere una scelta legata a un problema di salute a un problema familiare. A un certo punto, tutti devono scegliere, e è, è una tu puoi continuare, puoi scegliere di continuare a essere arrabbiata, puoi scegliere di, di lottare, di reagire. Yeah, o tu can choose to forgive them. Now, this doesn't mean that you say it's okay, it just means that. I choose to fill myself with joy and happiness and peace. And that means I have to let you go. But that's ok. And eventually, I can feel compassion for you, too. Si tratta di. ovviamente non è facile, non è. non deve essere. O si può scegliere um, il perdono? Che non vuol dire che la cosa che avessi fatto, uh, che la persona che ti ha vittimizzato ha fatto una cosa buona, ma vuol dire che io lascio lascio che questo peso, che questa, questa cosa. È brutale che è stato fatto a me da questa persona, io scelgo di stare in pace, scelgo di non avere rancore um, per questa persona che mi ha fatto e poi alla fine, dopo tempo, io posso anche avere compassione per quella persona, perché io ho lasciato perdere la sofferenza che mi ha fatto e io loro riconosco come persona. So that doesn't mean now you just forget about everything. It means that

Your example will rub off on the person who did you wrong as well. Sperando che il tuo esempio può anche ispirare gli altri a avere una simile reazione. Yeah, one by one, day by day, case by case, we win. Uno per uno, caso per caso, vinciamo. But you have to begin with yourself. Dobbiamo cominciare con noi stessi. <laughs> ah, that was great, thank you. Do ah. you have a question, Peter? <laughs> it's a hard afternoon, you know. Oh, it's Peter. Yeah. Okay. Not really a question. Yeah. Um, the, listening to the lady that asked a question over there about what should we do? <laughs> and you know, sometimes when Sonny and I are doing a presentation, Sonny will, will be asked this question. What about justice? E sonny dice, there's no justice, there's just us. E lei non vuole dire... Ok, lui dice, lui che è il marito di Sunny, lui dice che spesso quando parliamo questa um, okay. domanda ci è rivolta molto spesso e abbiamo un detto che diciamo che la giustizia che si sente come justice non è una cosa più complicata che è just us sono solo noi e la giustizia noi siamo la giustizia e non significa she e io significa tutti noi insieme perché vedete if we leave the administration of justice to officials, we leave it wide open for abuse. And if we collectively <laughs> seek justice, perhaps we'll get it. Lui dice che tutti, uh, tutti noi dobbiamo preoccuparsi della, uh, della giustizia perché se, uh, se lasciamo soltanto ai, um, agli ufficiali possiamo essere magari abusati da chi sbaglia o chi fa apposta anche come diceva uh, Sani con uh, l'esecuzione del, del suo marito e quindi dobbiamo noi essere responsabili per la nostra giustizia. Oh, <laughs> Andiamo avanti. Ma sì. maybe later, maybe we can go up and then later because otherwise. It... Okay. ok. Ok, allora, per un momento andiamo avanti. Io vorrei ringraziare ancora moltissimo Sani, Jacobs per eh, il suo racconto, per aver condiviso con noi questo momento e tutti coloro che hanno partecipato a me sono venuti in mente. sentendo parlare i nostri amici americani mi sono venuti in mente le cose che ci uniscono, non quelle che ci dividono. Molte le abbiamo sperimentate in questi giorni e il problema non è solo degli Stati Uniti di avere wrongful convictions, ma la pratica di fare qualcosa. Ecco, questo è l'altro tema che viene fuori, ognuno di noi può fare la differenza. Questo mi ha ricordato il tema delle sentenze suicide o delle motivazioni suicide. È un modo di definirle un po' barbaro che noi abbiamo inventato, ma e questa pratica di scrivere male le sentenze perché venissero annullate è invalsa prevalentemente fra la fine della seconda guerra mondiale e l'adozione della nuova Costituzione. Avevamo ancora la pena di morte. In molti casi i processi riguardavano persone che avevano milattato da un lato o dall'altro nella guerra civile. E le giurie erano forzate spesso a condannare a morte. La sentenza scritta male perché venisse annullata era il segno di qualcuno che voleva sperare che la condena di morte non venisse applicata successivamente. Quindi non è un problema che adesso sta là negli Stati Uniti, non ci riguarda, ma noi siamo accomunati in qualche maniera da un'esperienza di questo genere. Così come siamo accomunati dal tema dell'eccesso di numeri nella giustizia penale. Ecco, non vado oltre su questo, ma penso che ne potranno parlare i nostri ospiti. E eh, prima di tutto, allora, seguendo l'ordine, io darei la parola al professore Erve Belluta, l'amico Erve Belluta, che è il professore di procedura penale all'Università di Brescia. Sì, grazie. Grazie dell'invito, perché eh, in realtà, mh, come ho scritto l'amico Luca che mi ha invitato, mi ha dato l'onore di essere presente qui oggi. Eh, mh, ho imparato moltissimo. Eh, ritengo che eh, il paradigma della conoscenza sia eh, il crinale sul quale dovremmo tutti muoverci quando trattiamo di queste materie. Il bene, i beni che eh, vengono in gioco quando si attiva la macchina del processo penale, sono così alti, eh, così importanti, eh, che dobbiamo impiegare tutte le nostre forze per ridurre al minimo la percentuale di errore. Queste giornate sono dedicate all'errore e eh, anche al populismo giudiziario che, non vorrei dire, ma hanno, credo, delle implicazioni reciproche. Perché? Ma perché mi pare che ci sia. Adesso non sono un esperto di processo americano e forse neanche di quello italiano, ma qualcosa in più su quello italiano ho studiato, ho letto e ho provato in questo, in questo, in questo modo a ragionare. Io mh, riscontro che esista una sorta, mi pare di riscontrare una sorta di fuga dalla conoscenza. Eh, faccio riflessioni mh, libere, mi ero preparato un canovaccio differente, ma ovviamente la discussione di ieri, di stamattina eh, e di oggi pomeriggio mi portano a fare riflessioni completamente diverse da quella che avevo immaginato. Eh, dicevo, mi pare che esista una fuga eh, dalla conoscenza eh, nell'ambito del processo penale e questo è eh, un fattore, forse lo diceva prima il collega americano, quando i numeri crescono la qualità diminuisce. C'è una eh, proporzione inversa tra qualità e quantità che pare quasi essere una legge fisica rispetto alla quale non abbiamo strumenti di difesa. Abbassiamo fatalmente la qualità nel momento in cui tendiamo a dare risposte in quantità. Ecco perché il sistema nordamericano ha virato verso una, uno strapotere del plea bargaining, perché c'è bisogno di deflazionare, c'è bisogno di chiudere casi. Noi diremmo forse però per poterci poi dedicare con più attenzione a quei pochi casi nei quali facciamo il trial, nei quali facciamo il dibattimento. Ma la domanda è regge questa equazione, cioè regge una giustizia vera, giusta, completa, garantita in 5 casi su 100? Questa forse è una domanda che potremmo porci. Dicevo esiste una fuga dalla conoscenza se non addirittura ma questo è un fenomeno quasi criminale, una manipolazione della conoscenza. È venuto fuori più di una volta in questi giorni il tema dei dati considerati poco, dei dati considerati male, si è parlato di prova scientifica, la prova scientifica è uno di quegli argomenti rispetto ai quali penso, credo di poter dire che i giuristi italiani abbiano superato, lo dicevo scherzando prima, gli amici dopo, dopo il pranzo abbiano superato ehm, l'effetto ubriacatura dei primi anni, quando la prova scientifica era presunta affidabile, era presunta credibile, era presunta vera, era presunta giusta, eccetera, eccetera. Questa ubriacatura per fortuna è stata superata. Certo, permane e credo... Eh, Semplicemente di ripetere una cosa che è già uscita tante volte in queste, in queste giornate, permane quel rischio della, che qualche esperto che si è dedicato a questi temi ha chiamato della tunnel vision, cioè gli inquirenti prima, il processo poi adottano un'ottica monoculare, guardano il processo selezionando l'oggetto della ricerca e soprattutto scartando delle ipotesi. Certo, la selezione delle ipotesi mi viene da dire è un fenomeno naturale all'interno di un processo, ma quali sono le ipotesi da scartare? Le ipotesi da scartare sono verosimilmente, ritengo, quelle sottoposte a verifica e che non hanno superato la verifica, non sono quelle non sottoposte a verifica. E credo che esista una certa differenza, perché nel primo caso stiamo abbracciando quello che banalmente chiamiamo il metodo scientifico, il tentativo, l'errore, l'autocorrezione. Noi mettiamo alla prova i nostri traguardi, perché se quei traguardi reggono all'onda d'urto della falsificazione, sono traguardi che devono e possono andare avanti, ma se non reggono vanno abbandonati. Quando è che si crea un cortocircuito? quando la selezione dell'oggetto dell'indagine e poi l'oggetto del processo elimina quegli elementi, ancora prima di sottoporli ad, una, ad un tentativo di falsificazione. E questo è un atteggiamento, ritengo, di manipolazione della realtà, di manipolazione dei dati che non può che condurre ad allontanarsi dalla conoscenza, ad allontanarsi dalla verità. Da processualista eh, mi pare anche di poter dire che eh, il processo è in una posizione scomoda rispetto ai temi che affrontiamo in questi giorni, perché sta come tra l'incudine e il martello, dove l'incudine è il diritto e il martello è la pena o viceversa. Nel momento in cui collochiamo il processo a metà di questa sequenza logica, il diritto, il processo, la pena, viene da domandarsi quale ruolo spetti al processo. E Visto che eh, il pubblico è di tecnici e di anche di non tecnici, di studenti, di giovani che magari si affacciano a, queste, a questi temi, a questi lidi, eh ehm, è una domanda questa classica alla quale sono state date molte risposte, eh, una delle quali molto semplice, per esempio attuare il diritto, attuare il comando che è nel diritto penale, oppure applicare la pena, e qui il processo è strumentale rispetto all'esecuzione della sanzione, altrove è mi riallaccio al tema del populismo giudiziario, è stato detto che il processo serve anche a garantire la sicurezza. Il processo diventa, viene piegato ad essere un meccanismo di controllo sociale. Questo è l'abominio del processo penale, questo è il fallimento dello scopo del processo, perché la realtà è che il processo serve a generare conoscenza. Poi sono d'accordo, lo, lo ha detto Guido Sola molto bene, la conoscenza alla quale il processo riesce ad arrivare l'abbiamo criticata tutti, l'hanno criticata tutti, siamo tutti consapevoli che un conto è la verità storica, un conto è la verità processuale, ma questo, questa consapevolezza che la verità che esce dal processo magari è un po' diversa dalla verità storica, dove ci deve condurre? Ad abbandonare il tentativo di generare una, una conoscenza di qualità? quindi con un'ottica, abbracciando sostanzialmente un'ottica nichilista, beh non ce la faremo mai a ricostruire davvero il fatto, vabbè eh allora lasciamo perdere, abbandoniamo la verità, abbandoniamo la conoscenza, allora il processo a che cosa serve? Torniamo a farci questa domanda. Io ritengo che invece eh, il processo serva a cercare la verità, serva a costruire o ricostruire la verità, ma è, è la sua difficoltà, lo diceva Salvatore Satta e anche la sua bellezza e il mistero del processo. Ma non possiamo abbandonare, tralasciare questo obiettivo. Secondo me, la ricerca della verità, che è stata eh, per molti anni, soprattutto con il nuovo codice di procedura penale, messa all'angolo perché avevamo fatto indigestione di verità. La verità aveva giustificato tutto: aveva giustificato il giudice il signore della prova, aveva giustificato lo stravolgimento del ruolo delle parti, la, la, la riduzione in schiavitù del ruolo delle parti rispetto alla signoria del giudice, beh, forse la verità deve tornare a campeggiare come obiettivo finale del processo. Eh, ma perché? Perché la verità ritengo che sia eh, anzitutto un imperativo etico della macchina processuale, guida una ricerca e quindi cosa facciamo? Qualcuno provocatoriamente ha detto negli anni, vabbè facciamo un processo. Che cerca la falsità? Siamo disponibili a, farci, a dare una risposta a questa domanda? Forse è meglio non farsi neppure la domanda. E poi la verità è anche, ritengo, l'unico antidoto contro l'errore. Dico una banalità, sicuramente dico una banalità, ma talvolta le cose più semplici sono quelle più rilevanti. La verità, la ricerca seria, la ricerca concreta, la ricerca. Attenta, accurata della verità è il vero antidoto contro l'errore. In questo ragionamento, e visto che anche di Innocence Project si parla, e l'Innocence Project è uno dei motori di questo festival, eh, mi pare di poter dire eh, con una certa dose di ottimismo che si è tornati, sembrava banale all'inizio, ma non lo è, si è tornati negli ultimi anni a ragionare di presunzione di innocenza. L'Unione Europea ha addirittura scritto una direttiva sulla presunzione di innocenza, che è stata in alcuni di noi accolta, da alcuni di noi accolta quasi come una mh, pretesa fanée, un qualcosa di démodé, qualcosa di passato, ma è attuale ragionare oggi di presunzione di innocenza? Beh, io ritengo che i risultati e la grande forza emotiva che emerge da questo Festival ci debbano far dire sì, è assolutamente attuale oggi ragionare di presunzione di innocenza, perché bisogna tornare a proteggere l'innocenza. Bisogna proteggere l'innocenza perché nel suo rapporto con la verità l'innocenza è la prima verità. E non lo dico io, lo dice il 27,2 della Costituzione. Lo dice la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, lo dice il Patto Internazionale dei Diritti Civili e Politici, la situazione di partenza è la innocenza. E allora eh, in questo processo, in questo percorso, questo percorso e processo all'innocenza mi pare che alcuni indici rivelatori ci siano, per esempio anche in Italia lo si è preso dal, dagli Stati Uniti e questo credo che sia un dato positivo eh, in termini di commissione dei sistemi, di circolazione dei modelli si è preso anche in Italia a ragionare di ragionevole dubbio a parlare e a giudicare in base alla formula del BARD cioè dell'oltre ogni ragionevole dubbio e la giurisprudenza sta applicando questo principio in maniera alquanto rigorosa la giurisprudenza delle sezioni unite si è soffermata negli ultimi anni a ragionare di protezione della prima sentenza di proscioglimento. Che cosa vuol dire? Vuol dire proteggere l'innocenza, vuol dire dare un senso, un significato alla dichiarazione che un giudice emette sull'innocenza dell'imputato. E questo modo ritengo per proteggere, proteggere l'innocenza. Eh, nel processo uso, uso questa uh, figura, um, diciamo così, metaforica, e poi mh, cedo la parola perché non vorrei portare via troppo tempo. Eh, nel processo penale ritengo che esista un'asta immaginaria eh, sotto la quale c'è l'innocenza e sopra la quale c'è la colpevolezza, la responsabilità, la responsabilità penale. Il nostro tentativo di studiosi, di operatori, eh, quale deve essere secondo me? Deve essere quello di tenere il più alta possibile quest'asta, in modo da proteggere l'innocenza. E allora ecco, riprendo dalla formula del oltre ogni ragionevole dubbio: è solo la certezza della colpevolezza che ci può portare a condannare ed è. Invece, e qui siamo sopra quell'asta, e l'asta, badate, quando si ragiona in termini di certezza o di superamento di ogni ragionevole dubbio, l'asta è collocata veramente in alto, molto in alto. Ma dobbiamo provare a tenerla così in alto, perché abbassare quell'asta significa abbassare il livello di protezione dell'innocenza. Eh, ogni qualvolta non riusciamo a raggiungere quel livello di sicurezza, di certezza, noi siamo tenuti a ristabilire la verità iniziale, l'innocenza. Mi rendo conto, dico per i tecnici delle assolute banalità, spero che non lo siano, per chi tecnico non è e che magari queste mie riflessioni possano portare ad ulteriore dibattito. Grazie. Grazie, Grazie all'amico Erve Belluta Beh, io penso di come si può dire, non si può che condividere l'idea che dobbiamo tutti coltivare l'arte del dubbio. Cioè, chi vuole avere a che fare con l'amministrazione della giustizia penale, da qualunque prospettiva, non può fare a meno di ricordare che il dubbio è quello che ci deve sempre accompagnare e che anche nel processo penale, non importa quali scoperte scientifiche, non importa quali nuovi strumenti incontreremo vince chi racconta la storia migliore e quindi ognuno deve poter raccontare la propria storia e poter mettere in dubbio la storia dell'altro e sacrosanto l'ultima parola spetta alla difesa e quindi passo la parola a Valerio Spigarelli grazie <ride> Mi contengo nel senso che non voglio prendere troppo tempo anche perché so che c'è in arrivo Andrea Orlando, però un paio di riflessioni iniziali vorrei fare su questa giornata che ho vissuto che mi ha eh, colpito. Diciamo io sono un animale da convegno nel senso che faccio convegni ormai da vent'anni quasi tutti i venerdì o i sabati. E mi rendo conto che nella nostra convegnistica, nel nostro riflettere sulle questioni giuridiche, perlomeno da noi, quello che manca è quello che c'è stato qui. Cioè vedere, sentire le parole del protagonista necessario delle vicende giudiziarie, che è l'imputato. Magari l'imputato vittima di un errore giudiziario e poi riconosciuto eh, innocente non succede, non succede da noi. Eh, noi molto spesso ci lambicchiamo sulle sfumature del diritto, sulla costruzione dell'ordinamento, però teniamo rigorosamente fuori quello che può trasmettere anche a noi stessi, a noi che siamo i protagonisti eh, del processo assieme ai magistrati, eh, il protagonista principale ma soprattutto il sentimento principale, che è quello degli imputati. Qui invece avete fatto il contrario, io mi complimento, non mi era successo mai. Eh, e mi complimento anche per il fatto che non è stato facile farlo, invitare Amanda Knox non è stato facile, è stato coraggioso, ancora più coraggiosa è stata lei eh, a venire devo dire e questa maniera di fare ci dovrebbe far riflettere sul fatto che noi dobbiamo ragionare attorno al processo come qualcosa che cambia il destino degli uomini ma dobbiamo anche pensare al fatto che quegli uomini il cui destino viene cambiato dal processo molto spesso non li riconosciamo come tali e non li ascoltiamo proprio, cioè non sentiamo eh, la loro umanità nei nostri convegni. Questo mi ha colpito, volevo, volevo riconoscerlo. Così come eh, mi colpisce un altro dato: prima il, il collega eh, americano ci diceva del 95% di patteggiamenti che si fanno negli Stati Uniti, e ce lo diceva. Eh, vedendo quello che significa quel 95% di patteggiamenti. Ebbene, io quando sono stato presidente dell'Unione delle Camere Penali, quel 95% di patteggiamenti l'ho sempre ascoltato dai miei interlocutori come un fattore positivo. Cioè mi si diceva: "Guarda gli Stati Uniti, lì patteggiano il 95% delle cause. Qui noi non lo facciamo e questo segna il fallimento del nostro sistema". Una volta ero eh, in, una, in un convegno in cui c'erano eh, i eh, diciamo, più prestigiosi rappresentanti della Corte di Cassazione, eravamo all'ambasciata inglese e eh, in un giro di tavolo che non finiva più ognuno di questi altri magistrati tirava fuori questo 95% degli altri come se fosse la qualifica della bontà di un sistema. Io ho parlato per ultimo, gli avvocati parlano quasi sempre per ultimi e, e, e ho detto ma scusate sembrava il bambino del re nudo. Ma scusate, dietro quel 95% di patteggiamenti c'è una significativa quota di innocenti che si dichiarano colpevoli. Non era un problema, il problema era far funzionare la macchina del processo e in questo mi sono molto riconosciuto in quello che diceva eh, il collega eh, prima. Ecco, noi dobbiamo partire intanto da questo, ogni tanto dobbiamo dire il re nudo rispetto anche alla maniera di affrontare i temi giudiziari nel nostro Paese. Altra questione, quando sono stato invitato con affettuosissima insistenza da Guido Sola, eh, io mi ha detto potresti fare un tipo di cosa, dico guarda, appunto sono un animale da convegno, dico no, guarda il venerdì sera sto a fare un convegno ad Ancona, diceva allora vieni sabato e ti coinvolgo nel tema della pena di morte. Io dentro di me eh, ho pensato, beh insomma tema importante, eh, tema di civiltà proprio, ma il primo riflesso è stato per fortuna, non è un tema che possa dirsi qui da noi un tema eh, d'attualità. Poi mi sono ricordato di quando eh, circa dieci anni fa, Qualcuno parlava di castrazione chimica in Italia e noi, chierici del diritto, dicevamo: Vabbè, ma questo non è un tema di attualità. Ecco, il buonsenso non è molto preveggente in politica. E allora parlare della pena di morte è importantissimo qui ed ora, qui in Italia. Per tutta una serie di motivi, intanto perché, eh, lo si ricordava prima, anche qui impera una legislazione che è eh, intonata alla tutela della sicurezza, ma è intonata non alla tutela della sicurezza misurabile, ma dalla sicurezza intrisa eh, di costruzione politica. Addirittura hanno costruito una maniera di dire. Non conta più la sicurezza che noi misuriamo, il numero di reati, la gravità dei reati, conta la sicurezza percepita, qualcosa di impalpabile, qualcosa di modificabile, qualcosa di piegabile alle indicazioni politiche del momento. E allora parlare oggi della pena di morte, dire oggi qui in Italia, dopo averlo ascoltato, che il nostro no alla pena di morte, noi italiani... Avevamo una leadership addirittura mondiale rispetto al no alla pena di morte. Guardate, io devo dire il nostro no alla pena di morte non è questione di innocente o di colpevole. Questo deve essere chiaro anche all'interno di un eh, consesso come questo, perché se si è contro la pena di morte, si è contro la pena di morte perché è una sanzione incompatibile con la relatività del processo e la verità relativa che il processo, il migliore dei processi, quello che cerca la ricostruzione migliore comunque arriverà a dimostrare. Noi oggi ci vantiamo all'interno del nostro sistema processuale di avere la revisione. Noi oggi ci vantiamo di avere anzi diversi tipi di, re di revisione. Noi oggi sappiamo che il giudicato, che è una sorta di convenzione di ordine pubblico del processo, cioè il momento al di là del quale non puoi andare perché altrimenti il processo non finisce più, è una convenzione che si deve misurare con l'ingiustizia assoluta della condanna sbagliata. E questo non è misurabile nel caso in cui ci sia la pena capitale. La pena capitale non è emendabile, la pena capitale non è suscettibile di revisione. Nessun errore come quelli che ci sono stati raccontati può essere riparato nel caso in cui esista in un sistema la pena capitale. E guardate, se noi vediamo alcuni indici di popolarità di questa richiesta, Dobbiamo essere consapevoli che questa è una battaglia che va fatta, continuata a fare per il mondo, perché comunque nel mondo ci sono oltre 50 paesi che prevedono la pena capitale, ma anche per l'Italia. Nel 2017 è stata commissionata una ricerca sui giovani tra 18 e 19 anni da un'università romana. Il sorprendente risultato è che il 31% di quelli che hanno risposto hanno detto sì alla pena capitale. Nel 2017 io penso che con il tipo di messaggio che oggi noi abbiamo in tema di sicurezza, ma anche in tema di svalutazione del bene della vita, da parte del nostro legislatore che sovverte la gerarchia costituzionale che noi abbiamo, la proprietà viene dietro il diritto alla vita, eppure noi abbiamo licenziato una legge in cui proprietà, tutela della proprietà e diritto alla vita, se non stanno sullo stesso livello, comunque si sono di molti avvicinati. Ecco, in una situazione di questo genere noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che dobbiamo riparlare anche della pena di morte. L'Italia ha qualche primato. Per la verità tra gli stati che hanno abolito la pena di morte primeggia il Granducato di Toscana alla fine del 1700. Vero che l'hanno abolita e poi dopo quattro anni per le contingenze politiche l'hanno riintrodotta immediatamente e questo è tipicamente italiano. Però, però noi avevamo, forse lo stiamo perdendo, nel mondo un messaggio significativo. Noi ci eravamo resi promotori della moratoria all'ONU sulla pena di morte. Io non so se i governi attuali sarebbero mai capaci di immaginare una proposta di questo genere, no? di metterla in pratica, francamente. E allora su questo tema della pena di morte dobbiamo rilanciare, eh, dobbiamo rilanciare sensibilità, dobbiamo rilanciare sensibilità sul tema della pena di morte anche dicendo qualcosa che sembra eversivo di questi tempi. Oramai la pena qui da noi, ma anche da loro... Pienamente, e solamente retribuzione. Questo governo, appena entrato in vigore, la prima cosa che ha fatto era disinnescare una riforma dell'ordinamento penitenziario che era intonata all'articolo 27 della Costituzione, la prima cosa che ha fatto. Noi dobbiamo invece avere il coraggio di dire che la pena non è o non è solo retribuzione, ma anzi che la pena deve essere asimmetrica rispetto al valore del bene violato dal reato. Questo è il punto fondamentale che dobbiamo tentare di far capire. Lo so che è complicato, i nostri politici ragionano un po' con eh, l'accetta su queste cose. Però la giustificazione morale della pena di morte è mai tolto un bene fondamentale, ti tolgo lo stesso bene. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che questo ragionamento è un ragionamento barbaro, che lo Stato non fa. Quello che vieta di fare e non lo fa perché ha una supremazia morale rispetto a chi toglie la vita. Noi dobbiamo avere anche il coraggio di dire per la verità che eh, la pena di morte è, eh, come dire, da contrastare attraverso degli strumenti che siano degli strumenti praticamente, eh, praticamente percorribili. Eh, dicevo prima e finisco perché vedo che Andrea Orlando è arrivato, eh, nel mondo la pena di morte eh, è, sopravvive ancora in molti stati. Però guardate che eh, la battaglia contro questo eh, strumento è una battaglia che viene eh, portata avanti eh, in molti stati eh, da persone che rischiano nel momento in cui si espongono in questa battaglia anche direttamente in prima persona. E l'avvocatura deve rischiare in prima persona. Vedete, quando ci hanno raccontato prima perché si va sulla sedia o si andava sulla sedia negli Stati Uniti, perché eh, si andava nel, nel, nella camera della, uh, della morte, ci hanno anche detto che in moltissimi casi questo dipende anche da quello che loro definiscono malpractice, cioè dipende anche dal fatto che non c'è stato un avvocato all'altezza della situazione. Non dobbiamo essere sicuri e responsabili del fatto che eh, di fronte alla eh, pena di morte, di fronte all'errore giudiziario, molto spesso sta un'avvocatura che non fa fino in fondo il suo mestiere. Non dobbiamo fare sconti a nessuno da questo punto di vista. Però ci dobbiamo anche mettere in gioco collettivamente come avvocatura, se vogliamo come dire, rimontare anche all'interno della cultura giuridica e all'interno della cultura eh, tukur del paese. Noi ci dobbiamo mettere in gioco. Eh, come eh, avvocatura e dobbiamo chiedere al nostro Paese di tornare ad essere leader nella battaglia contro la pena di morte nel, eh, nel mondo. I numeri della pena di morte, quelli che sono anche certificati da organismi internazionali come Amnesty International, come nessuno tocchi caino, sono numeri sottostimati. Noi non sappiamo quanti muoiono di pena capitale in Cina. Noi non sappiamo quanti muoiono di pena capitale in altri Stati diciamo antidemocratici. Abbiamo questo conto ignobile della pena di morte unicamente per le democrazie, ma non sono tante le democrazie che accolgono la pena eh, di morte, certo. Se facessimo un altro conto rimarremmo abbasiti dal fatto che purtroppo tra queste democrazie ci sono gli Stati Uniti, tra queste democrazie c'è l'India, che è uno dei paesi più eh, popolosi del mondo. Quindi noi c'è il Giappone, c'è Israele che vuole reintrodurre la pena di morte per i, i reati di terrorismo. Ecco, quello che ci restituisce, secondo me, questo convegno è, eh, da un lato, una maniera di guardare le cose di giustizia che vede in primo luogo come primo soggetto a cui guardare eh, l'imputato e in secondo luogo questo messaggio eh, anche, eh, vorrei dire, dolce che ci è stato dato da chi ha rischiato di morire eh, e che ha anche il privilegio morale rispetto ai suoi carnefici di saper perdonare. Ecco, Cose di questo genere fanno bene, insomma riscaldano il cuore, però ci devono stimolare anche a impegnarci singolarmente e collettivamente contro questa che è una barbarie. due minuti? Ho oh, due, oh, due minuti, prof. Due minuti. No, mi attaccavo a quello che ha appena detto l'avvocato Spigarelli in quanto ai paesi non democratici in cui vige la pena di morte, in cui facciamo fatica a tracciare anche i numeri. Per raccontarvi, io faccio sempre. In questo festival racconto storie, ma questa purtroppo è una storia anche abbastanza recente di un caso che sta seguendo l'Italy Innocence Project, anzi uno dei primi casi che ufficialmente abbiamo, abbiamo preso, che però non è in Italia ma è in Mauritania. Noi siamo stati contattati eh, via Facebook, perché in questo i social media sono, sono una forza, da un cittadino maliano che è attualmente detenuto nel braccio della morte in Mauritania. Per fortuna in Mauritania c'è una moratoria e noi quindi come Italy Nonsense Project abbiamo iniziato a, a guardare a questo caso per verificare se potessimo in qualche modo aiutarlo e abbiamo verificato che effettivamente ci sono delle forti prove di innocenza. Si tratta di un omicidio eh, per cui il, il soggetto è, è stato costretto, è stato torturato fino alla confessione Confessione che è stata sottoscritta in arabo e il soggetto non parla arabo, cioè, nonostante sulla base della confessione eh, è stato condannato, è stato condannato a morte. Per fortuna in Mauritania attualmente c'è una moratoria, per cui è tutto sospeso. E guardo il professor Belluta perché lui con me a luglio è venuto in Mauritania, eh, dove siamo stati quasi una settimana, in quel bel paese, sì, una settimana in quel bel paese che è Nuadibu. E dove abbiamo provato in tutti i modi a interloquire con le autorità locali eh, per cercare di capire fondamentalmente in che modo noi potessimo riottenere una riapertura del processo. Perché in questi paesi non solo c'è la pena di morte, ma non c'è fondamentalmente il diritto, non c'è nulla di scritto, non siamo neanche riusciti ad accedere al dossier. Una volta che siamo riusciti ad avere qualche foglio che mi ricordo è arrivato credo in bicicletta fuori dal nostro albergo, abbiamo scoperto che erano fogli sparsi scritti in arabo e la popolazione non parla arabo. Questo adesso noi abbiamo chiesto formalmente... Al, del, al ministro della Giustizia della Mauritania, che pare essere l'unico in grado di riaprire questo caso, abbiamo chiesto: abbiamo fatto un, una formale richiesta di riapertura del processo, allegando le prove a nostra disposizione, perché qualcosa già abbiamo, e indicando delle nuove prove che lui abbastanza agevolmente potrebbe acquisire, e stiamo aspettando una risposta che. Tarda da arrivare, e lascio un minuto brevemente eh, la parola al prof che dice qual è la nostra nuova idea, la nostra nuova strada, e basta. E poi vi saluto perché ho già detto abbastanza. Sì, ecco, mi ricollegherei in 30 secondi a quello che diceva Martina per ehm, sottolineare quali sono gli effetti della manipolazione della verità. In questo caso, eh, una confessione storta eh, a seguito di tortura è fatta sottoscrivere, paradossalmente, in una lingua ignota, all'imputato. Sulla base di questa confessione, l'imputato velocissimamente, guardate anche spesso come il tempo non sia un fattore positivo nella gestione dei processi, ma diventi un, un fattore estremamente negativo, la velocità spesso diventa un fattore negativo. Eh, questo, questo ragazzo, questa persona viene condannata sulla base di questa confessione, peraltro ritrattata, peraltro ritrattata immediatamente. La ritrattazione, alla ritrattazione nessuno ha voluto credere perché si era selezionato l'oggetto. Ieri è stato detto spesso l'imputato non si trova, l'imputato si sceglie. Questa è una prospettiva che a me terrorizza. In questo caso l'imputato è stato palesemente scelto perché l'omicidio è di fatto un omicidio diciamo, di mafia, mh, legato allo spazio internazionale di stupefacenti, è stato scelto come capro espiatorio, è stato regolarmente condannato, eh, molto in fretta si è svolto l'appello, molto in fretta ricorso per Cassazione. La, Cassazione, la Corte di Cassazione, il sistema è, badate, ricalcato sul sistema francese, mh, quindi ha delle attinenze anche con il nostro sistema locale, il eh, ricorso per Cassazione si chiude sostanzialmente dicendo che non erano ammissibili era le sue doglianze. Questa persona viene eh, ovviamente eh, reclusa in un carcere in mezzo al deserto, in condizioni che mh, vi lascio immaginare e eh, con gravi problemi di salute tra l'altro che non vengono minimamente presi in considerazione e quindi la strada che si tenta di, di percorrere, di battere è una strada che va al di là della giurisdizione nazionale cioè stiamo cercando di attingere alla corte intraafricana dei diritti dell'uomo che è una corte che peraltro devo dire pochi in Europa conoscono, ma è una Corte che si occupa a questo potere, cioè di stimolare gli stati a riaprire dei casi quando esista la prova dell'evidente erroneità della sentenza di condanna, del giudicato di condanna. E per fortuna in Mauritania in questo momento esiste, come diceva Martina, una moratoria sulla pena di morte, ma sta di fatto che questa persona è in carcere. L'alternativa in un misto di religione e diritto in quel, in quel sistema sarebbe eh, che questo imputato condannato in via definitiva ammettesse la propria responsabilità. Anche questo è un tema che mi sembra di aver già sentito in questi giorni. Laddove questo condannato ammettesse la propria responsabilità e quindi chiedesse scusa, ecco l'elemento religioso, alla famiglia della vittima, potrebbe essere rimesso in libertà. Perché? Perché se la famiglia della vittima concede il proprio perdono, lo Stato non ha più interesse alla persecuzione penale. Naturalmente, parlavo prima di ricerca della verità, questo, questo, questa persona rappresentata all'Innocence Project in questo momento vuole la verità, non vuole mentire. Valerio, tu avevi una considerazione su questo sì, tema? Sì, no, affinché non si rimanga troppo sul piano aulico ma si vada eh, sul concreto, eh, per dimostrare eh, che veramente siamo contro la pena capitale dovremmo esserlo anche nei casi più difficili da praticare. In questo momento parlo dell'Europa e degli europei, non parlo degli italiani, però anche un po' degli italiani. In questo momento ci sono europei che rischiano la pena di morte, sono i più brutti e cattivi di tutti, sono i foreign fighter che sono stati eh, bloccati in Siria e in Iraq. Gli Stati europei non stanno facendo nulla o quasi nulla per evitare che a costoro sia erogata la pena di morte. Un po' come gli Stati europei non hanno fatto nulla o quasi nulla, per evitare la prassi della rendition negli anni scorsi, che veniva praticata anche nei nostri paesi. E rendition significa prendere una persona in uno stato dove la tortura non può essere praticata e portarla in uno stato dove invece viene praticata. Siamo contro la pena di morte, siamo contro la tortura, però forse permettiamo la pena di morte così come abbiamo permesso la tortura. È un tema su cui di nuovo penso che l'avvocatura, ma Andrea, anche la politica si dovrebbe interrogare. <applause> Cari, dobbiamo chiudere allora. Grazie e lasciamo la parola ai prossimi ospiti. Grazie a tutti.